riflettere, vedere, lanciare degli stimoli, dei messaggi sulla realtà del presente, ovviamente che si riverbera nel futuro. Per me non è la pretesa di dare delle soluzioni a dei problemi, ma evidenziare dei problemi, dichiararli, denunciarli. Ritengo che sia una cosa un po' presuntuosa. Però il mio intervento, il nostro intervento dello studio vuole, con Ravelli, denunciare o presentare delle problematiche. Allora, il nostro studio è uno studio particolare, non è uno studio di architettura, è uno studio di arti visive. Il nostro riferimento è un forte rapporto col passato, quindi con la tradizione culturale ed estetica del passato, immessa però in un linguaggio molto contemporaneo. La nostra installazione sarà una installazione multimediale, utilizzeremo soprattutto immagini, video proiettati in grande immagine con musica sincronizzata e studiata appositamente per queste immagini. Il tema, come ho detto, è la globalità mobile, è una visione un po' babelica del mondo in cui flussi continui di merci, persone vanno in tutte le direzioni, messaggi, comunicazioni in tutte le direzioni, a diversi livelli sovrapposti. Abbiamo grandi migrazioni di persone da un continente all'altro, abbiamo grandi migrazioni di merci in senso contrario o anche di turisti in senso contrario a certe migrazioni, quindi quasi una sorta di caos. Questa è l'idea su cui la vogliamo lavorare, con immagini molto violente, di spostamenti rapidi di masse di persone che verranno simbolizzate da parole scritte, da colori, come grandi migrazioni quasi di uccelli che sorvolano il pianeta in tutte le direzioni, si intersecano, si scontrano anche, si mescolano. Creeremo 10 minuti di installazione di questo tipo. Principalmente quella del design è di continuare a fare proposte, di continuare a porre problemi. Già da tempo si pongono i problemi della sostenibilità e credo che tutta l'architettura e il design vada in quella direzione. C'è anche il problema, secondo me sempre di più, di come vengono confezionate queste merci, da chi vengono confezionate, non solo rispetto alla qualità ma anche rispetto allo sfruttamento che ci può essere in questo tipo di... Quindi il design è molto coinvolto nel discorso della globalità, forse meno nei suoi termini progettuali, artistici, più nei suoi termini produttivi. La settimana del mobile è un appuntamento che tutti aspettiamo perché Milano diventa internazionale, globale, arriva una cultura di altissimo livello ed è un grande piacere che questa città si animi spontaneamente, mille iniziative, dal salone al fuori salone soprattutto, che è quasi più interessante del salone, anche se il salone ovviamente ha la sua ufficialità ed è altrettanto importante, però la parte più spontanea data da mille iniziative è proprio il fuori salone. Interni ha il pregio di essere una rivista italiana ma internazionale, che ha un grande occhio sul mondo, presenta grandi designer e architetti di tutto il mondo e in questo senso è perfetta per noi sul tema della globalità, perché si va a inserire su un discorso di apertura globale sul mondo. In questo mi soddisfa molto come rivista di architettura e di design. È una rivista che mette Milano nel mondo, come giustamente è, perché Milano è la città italiana che dialoga di più col mondo.